して この空Ciao ragazzi, io sono Begamer e oggi siamo tornati su Assassin's Creed 2. Allora, oggi sarebbe dovuto uscire il nuovo episodio, cioè quello finale di Prince of Persia, però c'è qualcosa che non va e mi sa che non lo potrò continuare. Probabilmente perché ho messo una nuova GPU, non si vede più bene, forse non lo supporta, dato che è un gioco vecchio. E quindi andiamo avanti con questo. Salute, bello mio, come ti va? Ti sono mancata, Frienzon. Cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio. È urgente. Antonio, c'è qui Ezio. Ezio, va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il Doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi aiuterai? Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Niente impenetrabile. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. Scopre come introdurti a Palazzo Ducale. Si sta facendo del Doge è terribile. Tuttavia una simile perfidia non mi sorprende più. Sai, quando ero un fanciullo ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti. Anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre una fantesca. Ma io aspiravo a essere molto di più. Studiai sodo, con costanza. Ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non sei uno di loro, non ti accetteranno mai. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Bella domanda. Nobili come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No. Io ti dico che siamo noi, i ladri, i mercenari, le puttane. Mentre noi cercavamo di salvare la città, i nobili ne hanno fatto il loro trastullo. Hai ragione, vecchio mio. Non ci sono più i nobili di una volta. E siate cortesi verso gli operai. Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Hai qualche idea? La porta frontale è fuori discussione? Va bene, saputello. Proveremo anche la porta frontale. Tentiamo. Andiamo dalla prima parte. No, no. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così. Ci impiegheremo troppo a superare le guardie e loro avrebbero il tempo di ammazzare i Doge. Ok. Questo no. Ecco qua il secondo luogo. Oddio. Mi sei saltato per dietro. Forza, ti aspetto. Ma guardala. Marcieri dappertutto. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte. Ok, ci rimane solamente un'entrata da provare. Bene, che fortuna. Pare che da quell'impalcatura si possa salire agevolmente sul tetto della basilica. Proviamo? Come vuoi. Sai, anche da questa parte non facciamo niente. Giusto? Ezio, guarda! Non è lui quello! Grimaldi! Non capite cosa vi sto offrendo, signore! Datemi ascolto, di grazia, o sarà la vostra ultima occasione. Come osate?
Perdonate, chiedo venia. Non intendevo offendervi. Solo mi preme la vostra sicurezza. Ci resta poco tempo. Non c'è modo di passare la cancellata e ci sono guardie ovunque. Diavolo! Si va. È impossibile. Bisognerebbe essere un uccello per entrare. Già, un uccello. E adesso dove vai? A trovare il mio amico Leonardo. Eccolo! Prendiamo! Chiedo scusa, pensavo di finire in mare. Eccoci finalmente. Leonardo, mi serve il tuo aiuto. Funziona? Come? Che vuoi dire? Funziona, Leonardo. Vola per davvero. Non lo so. È solo un prototipo. Un'idea. Non è ancora finita. L'hai provata? No, è troppo pericoloso. Bisognerebbe lanciarsi giù da una torre. Dove lo trovo un matto che faccia una cosa del genere? Qui presente. Leonardo, mi sa che t'ho trovato il matto. Prova la macchina. Se rimango vivo, sì. Allora, come funziona? Hai mai osservato un uccello in volo? Non si tratta di essere più leggeri dell'aria. È questione di grazia ed equilibrio. Bisogna usare il peso del proprio corpo per controllare elevazione e direzione. Buona fortuna. Oh, no, 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 no. Perfetto. Ho sbagliato già da subito. Non posso crederci. Funziona. Funziona davvero. Veramente avrei voluto volato, andare. Ezio. Hai volato. Hai sì, voluto andare ma più non avanti. Molto lontano. Beh, che ti aspettavi? Esatto. La macchina non è ideata per lunghe distanze. Va bene, senti, lasciami rivedere i progetti. Forse posso trovare il modo di allungare la durata del volo. Ezio, i miei uomini dicono che Carlo ha il veleno. Il tempo stringe. Antonio, questo è Leonardo, l'inventore di questo stupido marchingegno. Ehi, la colpa non è della macchina, è mia. Ho visto e rivisto i miei progetti, solo che è impossibile. Non so proprio come prolungare il volo. Ah, che idea balzana! Eureka! Ma certo! Genio! E adesso cosa fa? Il calore sale, serve del fuoco. L'aria calda sotto le ali può sollevare la macchina e... Leonardo, a che cosa ci servirebbe un fuoco? Non uno, Ezio. Una decina. Sparsi per tutta la città. Sufficienti a farti volare da qui fino a Palazzo Ducale. Come? Ah, capisco. Possono farlo i miei uomini, ma non scordiamoci le guardie. Tranquillo, a quelle penserò io. Dirò ai miei uomini di venirti dietro e di tenere le posizioni. Accenderanno i falò appena il sole sparirà dietro San Marco. Ok, le guardie in modo che Antonio e i suoi uomini possano accendere i falò e ti permettono di usare la macchina volante. Ok. E andiamo a fare fuori queste guardie. Torna qui, verme! Ok. Eliminate. Vai con le altre. Ok, a chi tocca ora? Cioè, dovrei eliminare questi sulla nave. Non siamo mica qui a fare la guardia al doge. A proposito, cos'è che sono? Un carico dall'Oriente. Ok, eliminati anche questi. Oddio. Diciamo che sono molto popolare tra le guardie. C'erano circa 10.000 guardie appresso. Così non va.
Perfetto, ce l'ho fatta. Ne manca solo un altro. Anzi, penso sia qua sopra. Non puoi stare qua sopra. Che ci fai qui? C'è, eccolo! Lì! Ma non è questo, purtroppo! Meriti di stare laggiù in mezzo alla feccia! Facciamola finita! Ah! Ah, cioè, mi sa che questi devo fare fuori tutti quanti. Ok, tentiamo. Hopla! Ce l'ho fatta. No, 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 no. Ma che cavolo fa? Le vostre azioni non saranno. Io qualcosa. Pietà, vi prego, risparmiatevi. Allora, mi fate salire per favore? Grazie. Allora, questo è morto, non si sa come né perché, va bene. Diamogli il colpo di grazia a questo. Preghiera. Ah, dannazione. Ah. Oggi non è giornata. Ricordate, la disciplina è fondamentale. Olè. Fregato. Dannato. Il consigliere da fronte ha fatto una buona offerta, guarda. Prendi un cazzo per le tue balle. Ok, allora attaccami tu, forza. Oh, finalmente. Allora, guarda l'ultimo che mancava. Era qua sotto, mi pare. Deve essere questo qua. Possa la fortuna esservi presa. Muori una buona volta. Oh, finalmente. Ecco, già che ci siamo. Ci possiamo fermare qui per questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, un commento, consigliate qualche gioco e iscrivetevi. Ciao!